Oggi definiremo l'opera di Paolo Uccello. E se vogliamo definire Paolo Uccello come un artista, dovremmo intenderlo come colui che nasce e si forma come tardogotico e che quando scopre le meravigliose possibilità che offriva la prospettiva, la studia e la utilizza in una maniera del tutto personale. Diversamente da come faceva Masaccio o Donatello, infatti, egli non cerca con la prospettiva di attualizzare le vicende storiche o i personaggi descritti, ma la usa la prospettiva in qualche modo per dare concretezza a dei sogni, a delle vicende che sembrano più il frutto della fantasia piuttosto che la narrazione di una vicenda. Paolo Uccello nasce nel 1397 nei pressi di Arezzo. Si forma nella bottega del Ghiberti a Firenze. Anche se a Firenze erano già presenti i fermenti culturali che daranno vita al Rinascimento, egli rimane legato ed affascinato dall'arte tardogotica, che in quel momento possiamo dire era di moda. Insomma. Predilige dipingere gli animali, specialmente uccelli, e pare che da questo sia poi derivato il suo nome d'arte. Infatti il suo vero nome era Paolo Didoni. Nel 1425 fa anche un'esperienza a Venezia, dove lavora come mosaicista nella Basilica di San Marco, respirando una cultura artistica legata al tardo bizantino. Quando poi nel 1430 ritorna a Firenze, si accorge del mutamento artistico che aveva subito la sua città e rimane folgorato dalle possibilità espressive fornite dalla prospettiva. E soprattutto dalle opere di Masaccio, di Donatello, che quello strumento avevano usato, appunto la prospettiva. Strumento espressivo, abbiamo detto, perché la prospettiva, dando la possibilità all'artista di ben dimensionare sia le figure che lo spazio in cui esse si muovono, gli dà anche la facoltà di rendere vere, visivamente parlando, le vicende che egli vuole narrare. E facendogli abbandonare quel senso di fantastico e irreale che era invece proprio della tradizione tardogotica e del gotico cortese. A questo punto Paolo Uccello si immerge nello studio di questo metodo, della prospettiva, insomma, in maniera quasi ossessiva. Una delle prime opere che esegue con l'uso della prospettiva è un affresco che esegue nel Duomo di Firenze. Il monumento dedicato al condottiero Giovanni Acuto che stiamo guardando. Si tratta di un monumento equestre, cioè composto da cavallo e cavaliere, e rappresenta un condottiero inglese che, a capo delle armate fiorentine, aveva sconfitto i Pisani, e il suo nome inglese era poi stato italianizzato in Acuto. Il gruppo è raffigurato come se poggiasse su di un sarcofago, che è l'elemento subito sotto gli zoccoli per capirci. Ora, guardando bene, tutto poi il sarcofago è poggiato su una sorta di basamento che appare come se sporgesse dal muro di fondo. Questa mensola, diciamo così, questo basamento è immaginata appunto sorretta poi da tre mensoloni che sono quei sostegni arricciati che si vedono sotto. Questi menzoloni, poi guardando con attenzione, sembrano decorati con elementi vegetali. Quindi si tratta di elementi architettonici che si prestano molto bene a essere rappresentati con l'uso della prospettiva e ad apparire quasi reali e concreti tramite appunto la prospettiva stessa, il metodo. Infatti, Paolo Uccello riesce a dare la reale sensazione che il sarcofago e il basamento sporgano veramente dalla parete di fondo, che abbiano una concreta profondità. Tutta l'opera è monocroma, cioè è eseguita con un solo colore, è in terra verde, a parte alcuni dettagli, come ad esempio i finimenti del cavallo, la sella e il bastone del comando. Ecco, Paolo Uccello utilizza questo stratagemma per dare la sensazione che si tratti di una statua in bronzo e quindi l'affresco è come se riproducesse in pittura non il reale cavaliere con il suo cavallo, ma piuttosto il suo monumento, la sua statua in materiale metallico, appunto.
Quello che è anche notevole è l'imponenza e la cura della definizione del cavallo. Ecco, in realtà si tratta del primo esempio, fino dai tempi dell'antichità, di un'attenzione così importante che un artista dà ad un animale, che generalmente gli animali erano trattati come elementi di secondo piano, comunque non erano mai enfatizzati come invece appare in questo caso. Infatti il cavallo è forse il primo elemento che attira all'osservatore, anche per le sue dimensioni molto più grandi di tutte le altre parti, cavaliere compreso. L'animale comunque è descritto dal pittore con estremo realismo, sia nelle sue parti che nei suoi dettagli. Si comprende che Paolo Uccello aveva ben osservato questi animali e che ne conoscesse perfettamente le forme e le dimensioni di ogni sua parte, il petto, il collo, la testa, le zampe e così via. La composizione del gruppo equestre comunque è supportata dalla geometria, cioè è fatta utilizzando le proporzioni geometriche, la geometria vera e propria, le forme geometriche. Cioè Paolo Uccello si serve di schemi geometrici per posizionare i diversi elementi della composizione e questo lo fa per rendere il tutto più armonioso ed equilibrato alla vista, insomma per far apparire il tutto più piacevole. Infatti, guardando con attenzione, possiamo notare che cavallo e cavaliere sono inscrivibili in un quadrato perfetto. Poi, la posizione dello zoccolo della zampa posteriore destra, Paolo Uccello la fa coincidere proprio con una mediana di questo quadrato, con la linea centrale in definitiva. Le curve dell'animale, e cioè la porzione posteriore del cavallo alta, la pancia e l'insieme del collo con la testa, sono esattamente porzioni di curve di cerchi che hanno il raggio esattamente pari a un quarto dell'altezza del cavallo nella parte posteriore. Inoltre, guardando con attenzione, i centri di tutte queste curve che si trovano sempre su rette che sono equidistanti tra di loro esattamente alla dimensione del raggio, che abbiamo detto essere un quarto dell'altezza del dorso del cavallo. Per quanto riguarda la resa prospettica, Paolo Uccello sceglie due punti di vista separati, uno per il basamento ed il sarcofago, per le strutture architettoniche insomma, e un altro per il cavallo ed il cavaliere, e ora vedremo il perché. Per il basamento Paolo sceglie un punto di vista molto in basso, come se l'osservatore più piccolo del monumento lo guardasse dal basso verso l'alto. Infatti noi scorgiamo la faccia inferiore del basamento e non vediamo la faccia superiore del sarcofago. È evidente che questa scelta sia stata motivata dall'intenzione di dare maggiore monumentalità e imponenza all'intera composizione. Quando il pittore poi ha provato a disegnare sopra le membrature architettoniche proprio il gruppo equestre, ha subito capito che se avesse usato lo stesso punto di vista dal basso, il gruppo equestre sarebbe apparso molto schiacciato e sicuramente poco monumentale. Infatti, guardando dal basso, avremmo visto in primo piano la pancia del cavallo e solo di sbieco il fianco dell'animale ed il cavaliere. Inoltre, le zampe del cavallo che poggiano a terra sopra il sarcofago le avremmo viste parzialmente, cioè non avremmo visto gli zoccoli in quanto noi non riusciamo a vedere dal basso neanche la parte superiore del sarcofago e quindi non avremmo visto neanche gli zoccoli. A Paolo Uccello questa immagine doveva apparire innaturale e poco adatta. Decide quindi di rappresentare il gruppo equestre con un altro punto di vista, come se l'osservatore stesse alla stessa altezza del cavallo, insomma. In questo modo è riuscito a dare maestosità e imponenza sia alla base del monumento che al gruppo di cavallo e cavaliere. In definitiva possiamo affermare che Paolo Uccello
utilizza la prospettiva scoperta da Brunelleschi, ma in maniera flessibile, cioè non si attiene in maniera rigorosa alla vista verosimile, ma la utilizza per rendere più armoniose, più affascinanti e espressive le sue opere. Bene, continuiamo con Paolo Uccello e possiamo dire proprio che proprio questo uso originale della prospettiva lo possiamo rilevare anche in altre opere, per esempio in questa che adesso stiamo guardando, che è la Battaglia di San Romano. Gli effetti ovviamente saranno anche molto diversi perché si tratta di un'opera compositivamente molto diversa. In realtà noi stiamo vedendo adesso una sola tavola, ma ne sono tre. La Battaglia di San Romano è composta da tre grandissime tavole e queste tavole praticamente oggi risultano divise, smembrate in diversi musei. Fu eseguita tra il 1435 e il 1440 su commissione di Cosimo il Vecchio della famiglia dei Medici a Firenze. Ecco, con quest'opera Cosimo voleva commemorare la morte del condottiero Niccolò da Tolentino, un fiorentino che aveva vinto la battaglia di San Romano contro le forze alleate di Siena, Lucca e Milano. Le tre tavole sono rigorosamente costruite secondo le leggi della prospettiva, ma quello che mostrano non è una scena reale, piuttosto appare come una fiaba fantastica, priva di dramma, come ci si aspetterebbe da una scena di guerra, insomma. Nel pannello di sinistra, che è quello che stiamo vedendo adesso, vediamo proprio Niccolò da Tolentino, che è il personaggio con quel magnifico cappello in testa, mentre si sta lanciando all'attacco su un bellissimo ed elegante cavallo bianco. Anche gli altri cavalieri, guardandole con attenzione, vediamo che indossano delle eleganti e certamente poco realistiche armatura da parata. Insomma, non è quello che ci aspetterebbe in una battaglia reale. Andando al pannello di destra, vediamo che praticamente c'è la stessa cura ed eleganza dei cavalieri. Dove poi in questo pannello vediamo che spiccare al centro un bel cavallo nero azzurro, oltretutto raffigurato anche di scorcio. Ecco, andiamo al pannello centrale, eccolo qui, ecco, il pannello centrale rappresenta il disarcionamento di Bernardino della Ciarda. Sia in questo pannello che in quello di sinistra si può vedere che le lance spezzate, cadute a terra, sono disposte esattamente secondo le linee di fuga della prospettiva. La qualcosa è ovviamente impossibile. Infatti esse dovrebbero essere disposte in direzioni casuali, nel caos della battaglia, e non secondo degli schemi geometrici. Anche le lance sollevate in aria sembra che formino una specie di quinte laterali, come a teatro. È ovvio che l'artista le ha posizionate in quella esatta posizione perché così la scena dipinta appare più armonica e piacevole. Quindi non sta cercando di fotografare o riprodurre una realtà visiva, ma sta cercando di realizzare un dipinto, una scena che sia bella, armonica da vedere. Insomma, anche questo dettaglio delle lance risulta improbabile. Insomma, in una battaglia reale dove dovrebbe regnare il caos e la confusione non potremmo avere questo tipo di elementi. Osservando ulteriormente nelle diverse tavole appaiono anche uomini e cavalli morenti stesi a terra, ma sono sempre posizionati secondo le linee di fuga della prospettiva e spesso di scorcio. Osservando i colori ci accorgiamo che anche questi sono innaturali. Infatti per i cavalli Paolo Uccello usa il giallo, oppure l'arancione, o il grigio metallico, piuttosto che l'azzurro. Altri elementi fantastici ed irreali possono essere le varie figurette che si stagliano sugli sfondi. Qua vediamo un dettaglio. Ecco, forse è meglio in questo modo qua. Infatti,
Vediamo che questi sfondi, come quello che stiamo vedendo qua in dettaglio, viene usato dall'artista come con la vista delle pendici di alcune colline, però si alza come una sorta di pannello, di muro, in modo che sembrano più dei fondali dipinti che non uno spazio reale e profondo. Nel pannello centrale che stiamo vedendo, infatti, si vedono anche dei cani di cacciatori che rincorrono dei giganteschi conigli che saltano delle bassissime, minuscole, piccole siepi. In tutte e tre le tavole i volumi sono semplificati e si staccano sugli altri elementi del dipinto come se fossero delle sagome ritagliate ed incollate sulla tavola.